Iliad è arrivata da circa un mese sul nostro mercato, portando con sé una vantaggiosa offerta che ha attirato tantissimi nuovi clienti. Oggi andiamo a vedere quali sono le offerte degli operatori concorrenti attivabili a un costo massimo di 10 euro. Prima di iniziare vi ricordiamo che queste offerte sono le offerte attivabili da tutti, quindi non andremo ad analizzare tutte quelle offerte winback o quelle dedicate a coloro che fanno la portabilità. TIM, ad un costo di 10 euro mensili, offre la TIM Young senza limiti Easy, con minuti illimitati ma senza nessun SMS. Offre 10 giga di internet con chat, musica e social inclusi senza consumare i giga, però questa offerta è attivabile soltanto dagli under 30. Ricordiamo che tutti i giga sono disponibili all'estero e questa offerta è attivabile soltanto su conto corrente o carta di credito. Vodafone, al costo di 9,99 euro, offre l'unlimited per 2 con minuti illimitati, nessun SMS e 2 giga con chat e mappe incluse. Anche questa però è attivabile soltanto su conto corrente o carta di credito. E i gigabyte sono tutti disponibili all'estero. Wind, al costo di 10 euro, offre la All Inclusive Pay con minuti limitati, 100 SMS, 10 giga, anche questi tutti utilizzabili all'estero, ed è attivabile soltanto su conto corrente o carta di credito. 3, al costo di 10 euro, offre la All In Master con minuti limitati, 1000 SMS, 20 giga e con l'opzione 4G inclusa, senza dover pagare quindi quell'euro che è presente nelle altre offerte 3. Tutti i giga sono disponibili anche all'estero e c'è l'offerta Gigabank. C'è un'opzione che ti permette di sfruttare i giga non utilizzati nel mese precedente nel mese successivo. Rispetto alle precedenti offerte, questa ha un obbligo di 24 mesi. Come avete notato, le precedenti offerte sono tutte attivabili su carta di credito o conto corrente, compresa anche questa di Trenitalia. Se volete utilizzare il credito telefonico, i prezzi saranno leggermente maggiori e tutti i dettagli li troverete nel link in descrizione. Passiamo ora agli operatori virtuali e partiamo con Kena Mobile, che al costo di 5 euro offre Kena Power, 1000 minuti, 50 sms, 20 giga, di cui solo 1,5 utilizzabili in roaming. Questo operatore, essendo virtuale, sfrutta le reti TIM, però può utilizzare soltanto la copertura 3G. Poste Mobile, al prezzo di 10 euro, offre la Creami Next, con minuti ed SMS illimitati. Avrete a disposizione 5 GB se pagherete mensilmente, 10 pagando trimestralmente e 15 se pagherete ogni semestre. Per tutte le opzioni avrete comunque 2,7 GB utilizzabili in roaming. Questo qui, essendo un operatore virtuale, si basa sulla rete Wind. Coop Voce, sempre al costo di 10 euro, offre la Chiama Tutti 800, quindi 800 minuti, 800 SMS, ma solo 3 giga in 4G su rete TIM. L'operatore Tiscali Mobile, sempre al costo di 10 euro, offre Mobile My Open con 1000 minuti, 100 SMS e 10 giga, di cui solo 2,7 utilizzabili in roaming. Ricordiamo che Tiscali Mobile si basa sulle reti TIM. Fastweb, l'operatore che si basa sulle reti TIM, offre a 10,95 euro Mobile Giga, che offre 300 minuti, 100 SMS e 10 giga, di cui solo uno in roaming. L'ultimo arrivato è O, operatore virtuale di Vodafone, che al costo di 6,99 euro offre minuti limitati, SMS limitati e 30 giga. In più ci sono 2 giga in roaming che non vanno ad intaccare quelli italiani. Sottolineiamo però che O limita la banda a 60 megabit per secondo in download e a 52 in upload. Tutte queste offerte sono le migliori alternative a Iliad, che a 5,99 euro offre minuti limitati, SMS limitati, 30 giga e qui sempre 2 giga dedicati al roaming che non vanno a intaccare quelli italiani. Ricordiamo però che questa offerta è attivabile soltanto dal primo milione di clienti e soprattutto che Iliad è un operatore vero che sta attivando le proprie antenne e quindi non è virtuale. Per tutti i dettagli, maggiori informazioni e le tabelle più complete vi invitiamo a controllare il link in descrizione. Ciao a tutti da Lorenzo. Vodafone al costo di 99. No, io. Non so, figa.